Un cordiale saluto a tutti voi telespettatori. Diamo inizio a questa nostra rassegna settimanale di giornali della provincia di Belluno con Le Campane del Poi, periodico delle comunità parrocchiali di Rivamonte Tiser, Gosaldo Frassenè e Voltago. Nella prima di copertina la riflessione del parroco Don Fabiano Del Favero, li udiamo parlare nelle nostre lingue. Parla dei cristiani che si esprimono nelle diverse confessioni, ricordando una sua esperienza in Germania con i luterani nel 1997 e facendo riferimento alla Pentecoste dove eh, narrano gli atti che quel giorno li udiamo parlare tutti nelle nostre lingue. Anche allora il vento soffiò, dice Don Fabiano, e cambiò la vita della Chiesa nello spirito del risorto. Si augura che succeda anche in questo periodo. Dopo il programma pasquale, il giornale eh, ripresenta, come tanti altri periodici parrocchiali hanno fatto, il cammino sinodale della Chiesa universale nella nostra diocesi. Da conto di quanto è stato fatto. Una esperienza di vita parrocchiale interessante. Il mandato catechistico alle famiglie, vissuto il 21 novembre, è eh, la famiglia responsabile dell'educazione dei figli, non con una delega a scatola chiusa data alla comunità, ma una sinergia tra famiglie, comunità e i ragazzi protagonisti. Santa Cecilia, patrona di Cantori, anche qui un'esperienza. Delle cori parrocchiali di Lavalle, Rimamonte, Voltago e Osaldo che si impegnano insieme nel servizio. di questo tipo, le Cinque Sorelle Unite per la festa della vita, l'accoglienza dei bambini nati nell'ultimo anno, la prima confessione, la preghiera per la pace, sempre viva l'interesse delle comunità a queste realtà. Una pagina dedicata al pellegrinaggio diocesano per la beatificazione di Papa Luciani. Pellegrinaggio che si svolgerà dal 2 al 4 settembre, proprio in occasione eh, della beatificazione di Papa Luciani. Da conto poi il giornale dei lavori, nuovo look per la Chiesa parrocchiale di Gosaldo, eh, prima la visita benedizione delle famiglie che verrà fatta eh, a coloro che eh, ne fanno richiesta al parroco, proprio ancora per le limitazioni dettate ancora dalla pandemia restauro della chiesa di Gosaldo, sempre impegnata, preparativi per i cordoi dei Sant'Antoni, le artiste di cordoi che eh, lavorano a prepararli adesso in occasione della festa del Santo, la vigilia vengono benedetti e poi consegnati come ricordo e come adesione anche di fede, un segno in occasione della festa del Santo. Babbo Natale e la Befana nonostante il Covid, dalla scuola con amore, per esempio sotto le stelle la cronaca dei mesi passati, anche la, il carnevale ha avuto il suo momento. Una uscita di tre giorni insieme i giovani con Don Fabiano e altre persone vissuti a Verona con un intenso e efficace programma. Il gruppo Alpini di Frasenè, operativo nell'aiuto soprattutto nella, nella raccolta per eh, la... Ucraina, tempesta di bene per l'Ucraina, con qui la raccolta: gli Alpini sempre uniti nelle loro assemblee, la comunità di Gosaldo e il cammino Jacopeo, il legame tra Gosaldo e la San Giacomo di Compostella, abbiamo poi la storia di una famiglia, i Celestini, quasi una storia della famiglia Schena, che viene dato conto di questa di questa famiglia scorci su Tisera e California da costruire in un album, ecco foto del passato, qui la drammatica alluvione di California nel 1966 che ha spazzato praticamente via il paese, la grande fana di castelli di oggi, poi il ricordo di Sant'Antonio dell'anno scorso e il programma per Sant'Antonio che prossimamente... Si celebrerà e che va al suo culmine il prossimo lunedì 13, 13 eh, giugno. Il giornale presenta poi i bilanci parrocchiali delle cinque comunità che eh, vengono presentati alla comunità per avere eh, conoscenza di quanto è entrato e quanto è uscito e qual è la situazione economica di ogni singola parrocchia. Le foto di alcuni anniversari, l'accoglienza della vita e poi le foto familiari di chi ha concluso la sua vita terrena nelle varie comunità e ogni volto richiama una storia, richiama delle relazioni, richiama dei contatti ed è un ricordo importante quando una persona conclude la sua presenza nella comunità. Abbiamo visto... Le campane del poi, periodico delle comunità di Rivamonte e Tisergo, Saldo fra e Voltago. Passiamo a Il Cadore, mensile della magnifica comunità di Cadore, in prima di copertina, una bella foto, bambini di ieri, poi la riflessione, eh, la solidarietà non si ferma, un grande dono eh, per i bambini, la cronaca arriva dalla scuola primaria di Vigo di Cadore. Accolti a braccia aperte, dopo il racconto delle prime iniziative a sostegno dei profughi in fuga dalla guerra in Ucraina, ecco il racconto della situazione del Comelico, dove tante famiglie hanno trovato ospitalità. La minaccia atomica, Ricordi Minimi, di Giovanni De Donà, fa riferimento alle esperienze che più avanti negli anni ricordano: nel 62, la crisi di Cuba, e poi. Nel, nel 1968 l'invasione della Cecoslovacchia. Ecco, episodi che hanno messo, che hanno creato delle forti tensioni nel mondo e che hanno portato a un rischio di guerra atomica molto forte, una realtà che purtroppo oggi sentiamo ancora impellente e minacciosa sulla nostra realtà, sperando nel buon senso delle persone. Traguardo importante per il sue con un pensiero ai suoi eroi, soprattutto il fondatore di questa struttura, Angelo Costola, e abbiamo la creazione, ci sarà prossimamente inaugurazione, della base modernissima all'avanguardia con due piazzole abitate, abilitate anche al volo notturno. Ecco, questo servizio fondamentale nel territorio com'è il nostro, molto importante e molto significativo per l'assistenza alle emergenze. Eh, è da ricordare il personale del Sue Andreus Dolomiti che ogni anno gestisce 62.000 chiamate, ecco, anche qui in riferimento alla sanità. In piazza per la sanità, cittadini preoccupati per i servizi sanitari che in periferia sono a rischio, il 2 aprile eh, scorso ecco, si sono trovati nella piazza di Pieve di Cadore per ribadire la necessità di salvaguardare la sanità di montagna e qui è in riferimento non solo all'ospedale di Pieve di Cadore ma a tutte le strutture che rischiano di essere depotenzializzate e diventare qualche volta dei contenitori vuoti. Sappiamo delle distanze. E quindi tra le varie località e l'ospedale centrale di Belluno di Feltre e quindi questi siti per la sanità sarebbero importanti anche Don Diego Soravia, arcidiacono di Pieve di Cadore ha dato la sua presenza il saluto a Flaminio d'Adeppo mancato l'11 aprile a 69 anni una persona conosciuta nell'ambito dell'amministrazione dell pubblica ma anche dell'arte e qui abbiamo la foto del saluto eh, datogli nella chiesa di Vigo di Cadore dove risiedeva con la sua famiglia e il numero dei sindaci presenti è significativa della, del legame con questa persona che ha servito la comunità locale sia nel Cadore a Domegge come sindaco che nella nelle altre strutture di servizio pubblico. La storia di Lina e dei suoi accessori, accessori fatti a mano, ecco la Lina de Bernardo di Domegge, 30 anni mamma, che si è lanciata in questa operazione commerciale significativa. Anche qui il successo di un'azienda tuttamedia in Cadore, è la Arianna Gioielli di Auronzo, che si sta affermando nella realtà commerciale. A San Vito si gira il film che sarà nelle sale a Natale e il titolo Improvvisamente Natale come sempre avrà risultati positivi. Eh, il Marche riaprirà le porte presentando il mosaico romano restaurato, il museo archeologico cadorino del piedi di Cadore si è fermato per un mese e mezzo, per procedere alla riorganizzazione generale, riaperto al pubblico, sarà presentato nella, nel nuovo ordinamento. La prima pietra del Parco del Cadore, anche questo è un progetto che va eh, prendendo piede, che è sostenuto e significativo. Nel Museo dell'Occhiale una montatura con lenti di Papa Francesco, è stata donata al Museo questa, questa montatura con lenti di Papa Francesco, un astuccio, che l'azienda Fedon ha voluto anche dare, assieme agli altri astucci eh, con gli stemmi dei suoi predecessori, Papa Benedetto XVI e Giovanni Paolo II, un gesto significativo. Eh, I Folletti del Bosco, una struttura moderna e accogliente, nido integrato ad Auronzo per accogliere i bambini anche più piccoli. Ecco. E poi il giornale presenta altre realtà, altri resoconti. Il Cadore, mensile della magnifica comunità di Cadore. Passiamo a Alpini, sempre periodico informativo della sezione di Feltre, uno sguardo al futuro. Qui siamo in occasione di un raduno eh, nazionale, corsi e ricorsi della storia, ecco la riflessione di Carlo Balestra mh, su quello che è avvenuto negli anni 38 e 39, eh, sfociati proprio nonostante questi accordi. Eh, abbiamo. Monaco e Norimberga, Hitler poi ha invaso la Polonia e quindi ha dato inizio a quella che poi sarà anche la seconda guerra mondiale. La storia non insegna nulla: gli uomini continuano a far prevalere la forza delle armi, quella, quella grave realtà che stiamo vedendo. Mati, il peso dell'anima, partendo da una, da una raffigurazione egizia, ecco questa. Questa riflessione di Nicola Mione parla eh, dell'alpino che deve cercare di stare in equilibrio per essere protagonista e non spettatore passivo alla finestra, di sentirci uniti e non pensare mai di essere migliori e diversi da chi ci sta accanto. Ecco, la riflessione, è un invito a, là, a mantenere lo stile di famiglia eh, dell'associazione Alpini. Il Papa incontra gli alpini nel 150 di fondazione. Lo scorso 26 febbraio Francesco ha accolto in udienza privata in Vaticano i rappresentanti dell'Associazione Nazionale Alpini, li chiama cari amici, fa riferimento alla memoria che loro richiamano sempre, ne sottolinea eh, lo stile di famiglia e poi una frase che è significativa e che gli alpini dei nostri paesi sentono e vivono eh, generalmente nella loro realtà non sia Alpini per se stessi, ma per gli altri e con gli altri. Ecco, il servizio degli altri attraverso il volontariato è una delle caratteristiche fondamentali, esempio di fraternità e di servizio, dice il Papa degli Alpini. Ecco, l'Associazione Alpini rimanga una grande famiglia unita e protesa al bene degli altri, dice il Papa. Il Presidente Favre e il futuro associativo, ecco, con la sospensione del servizio di leva nel 2005 è venuto a mancare il bacino nel quale poi eh, nascevano gli alpini che si legavano all'associazione, si è tentato con gli amici degli alpini e gli aggregati, non sempre è stato facile, c'è poi il problema che poi è un servizio ma a livello di collaborazione all'interno della struttura, la crescita della protezione civile, quindi il rapporto tra associazione alpini e protezione civile di cui gli alpini fanno parte eh, il centenario della sezione di Feltre vissuto con intensità eh, c'è stata la grande manifestazione 20, 21 e 22 maggio, maggio una tre giorni molto intensa ci sarà eh, domenica prossima la staffetta del centenario è stato stampato un libro verrà collocata una lapide commemorativa è stato ripristinato il parco della rimembranza e poi c'è la medaglia del centenario. Viene poi eh, dato conto dell'assemblea sezionaria del centenario con il rinnovo delle cariche e la, il segno della vitalità di questa mh, sezione. Ecco, altri, altre pagine raccontano le vicende degli alpini, delle sezioni in questo periodo. Alpini sempre, periodico informativo della sezione di Feltre dell'Ana. Con questo abbiamo chiuso la nostra rassegna settimanale di giornali della provincia di Belluno. Auguriamo a tutti i telespettatori buona continuazione con i programmi di Telebelluno.